sera, fra. Fra, è tutto a posto. No, allora, raga, è arrivato quel momento, raga. Non ci posso fare niente, la live è partita. La live è partita e il titolo parla chiarissimo. Storielle. Mi viene da piangere perché mi viene veramente un botto da piangere. Sono tornate le storielle. Io spero veramente di resistere 10 minuti, perché più di 10 minuti io non ce la faccio. Allora. Tra parentesi, raga, cosa vi posso dire? Raga, mi sono tatuato. Mi sono fatto la spada. Ho fatto la spada di Godric Grifondoro. E poi ho tatuato la mano. La mano ancora è gonfia perché la mano non avete idea del dolore. Però ho tatuato la mano. Ci sono delle fiammettine e c'è una scritta. Perché hai scelto di fare la spadina lunga la metà del tuo No, l'ho decisa invece di farla tre volte il mio pene, capito? Le storielle come si svolgeranno? Prima di tutto voglio chiedermi una cosa. Siete felici delle storielle? E perché proprio no? Perché proprio no? Ma scusate una cosa. Solo io sono triste di fare le storielle? Per chi non ha mai assistito alla prima stagione delle storielle, le storielle vengono fatte all'incirca ogni settimana. Giorno prestabilito, ormai abbiamo scelto il venerdì. Tecnicamente il venerdì. Ripeto, non tutte le settimane. Io direi di fare una settimana sì e una settimana no. Così almeno si crea più hype, ok? Quindi una volta ogni due settimane saranno le storielle. Dove come funzionano le storielle? Io, ragazzi, il pomeriggio, quindi venerdì pomeriggio, oggi l'ho fatto. Sono andato su Instagram e ho detto: bro, ho fatto questa storiella qui. Yo, bro, mi potete consigliare degli argomenti? Scegliamo un argomento stasera. E da quel momento in cui scegliamo l'argomento, dovete mandarmi dei vocali su Instagram dove mi raccontate una storiella con quell'argomento. Molto semplice. Ho detto giusto tutto. Se non volete che la vostra voce si senta, prima di mandarmi in vocale, scrivete muso. Voglio essere anonimo. E allora noi cliccheremo questo pulsantino. Oh, mamma mia. E la vostra voce si sentirà così. Per l'amore di tutti quanti. Guarda, siamo veramente felici di sentire la vostra voce di me così, eh. Comunque, ok, avete capito, no? Se non volete mandare l'audio, potete scrivere il testo, ok? Quindi c'è da dire, potete anche scrivere il testo. Altra cosa che voglio dire, e poi finisce tutto il preambolo iniziale. Ho bisogno di una canzone interessante, capito? La cosa che mi farà tanto ridere è che per queste storielle ci saranno due editor. E nessuno dei due è il vecchio editor. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sfida sarà anche per gli editor. Riuscirete a creare un contenuto bello? Riuscirete a tenere alto il nome delle storielle? Non lo so. Boh, attenti. Attenti. Bravo, Andri. Lo renderete ancora più grande, cazzo. Fu così che domani le storielle fallite. Andiamo a scegliere l'argomento. Ma ci sono delle forbici? Non è un argomento, ma voglio il video della ciabatta. Fra, perché ho tutta sta gente di Lion che mi segue? Gita scolastica! Come va il braccio muso? Per me non so bestemmie. Ok. Oh, questo tema potrebbe essere interessante. Ex. Delle storielle con delle nostre ex. Traumi d'infanzia. Fra, questo potrebbe essere carino, eh. Sogni strane. Storie in ospedale o dal medico. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere delle cose interessanti il tema medico. E poi l'ultimo è incontri strani. Bello anche incontri strani però, fermi. Facciamo, regà, le storielle in ospedale o dal medico. Questa cosa comprende tutto, capito? Comunque, vabbè, vado a vedere se avete risposto a qualcosa. Ok, stanno arrivando. Vado? Non mettere la voce, ok. Proviamo a sentire, ok? Parlo di un mio trauma, che è successo, tipo... Bro, non sto capendo un cazzo. Faccio un po' di remix e passo sgravato. Aspetta, oh, fra, così sembro... Vabbè, non... Avete capito, ok. Il mio trauma dal dottore, tipo avevo una cosa come 8 anni, ero piccolo. 8. E dovevo andare a fare delle visite perché, niente, non cagavo. No! Molto poco. No, fra, brutto. E niente, a parte che ho dovuto bere cioè il giorno prima di sta visita. Quel liquido. Da 2 litri di plastica con una cosa dentro. Faceva schifo, ma proprio schifo. E niente... Mio padre arrivò la sera che ancora non l'avevo finita perché faceva veramente schifo. La prese e me la ficco in gola. Vabbè, fatto questo, arrivo dal dottore il giorno dopo. Mi fa stendere sul lettino solito da dottore. Niente, mi abbassa i pantaloni e mi ficca una stecca dentro il culo. Sarebbe tipo una telecamera per vedere cosa avevo nello stomaco. Oh, well! Dai, che lì, mamma mia! È stato delicatissimo, cazzo! Ah, c'ho i brividi! Ok, questa non è una cosa che
Cioè, fa un po' ridere, ma più ridere per non piangere che altro. Io vorrei far partire una cosa, che siamo davanti a una ragazza che ha espressamente detto che questa storiella farà ridere. A nome di tutta la community cazzo munita, io dico, se non fa ridere dura, eh. Ok, te lo dico, io metto già le mani avanti, eh. Dal neuropsichiatra che lo stava facendo andare nel dramma perché non sapeva più che cosa darmi per tranquillizzarmi, per farmi stare meglio per i problemi di ansia, bla bla bla. Ah, ok. Insomma, classiche cose da adolescente. Sì. E a un certo punto lui si mette praticamente spaparanzato sulla sedia, mi guarda e mi fa: Rita, io non so più cosa fare con te, ti prego vai da qualcun altro. L'ho fatto arrivare all'esaurimento nervoso, povero. Allora, per un attimo ho temuto le peggio cose. Oh, per un attimo io ho temuto veramente. Appena mi hai detto che lui si era spaparanzato, io ho detto: fra, finito. Il problema è che io un porno così l'avevo già visto, era proprio al limite, mamma mia. Patata, mi spiace comunque. Guarda, ti vorrei bannare, ma penserò alle storielle. Buonasera Musu, questa sorella è di quando avevi 11 anni. Scusate, devo fermare, io... Raga, non mi dite l'età, fra. Perché dopo se succede qualcosa, io guarda, c'ho già i brividi. Stavo giocando con dei miei amici a croquet. Per sbaglio uno di loro mi lancia una mazza in testa. Di conseguenza vado al pronto soccorso, con la testa aperta e sanguinante, aspetto 4 ore. E dopo queste 4 ore riusciamo ad entrare in sala operatoria, dove i dottori, non tanto abili nel fare il loro lavoro, mi hanno cucito la testa in modo storto. E niente, il giorno dopo sono a farmi riaprire la testa, riaprire i punti, nel modo corretto. No, raga, non si ride per queste cose. Mamma mia, sono cose veramente importanti. Però, raga, posso dire una roba? La parola mi hanno cucito la testa storta. Vecchio! Mi sa che il titolo del video sarà: mi hanno cucito la testa storta. Buonasera Muso, buonasera Cialto, buonasera moderatore. Avevo la broncopolmonite. Vecchio, la broncopolmonite, ti hanno piantato un aspirapolvere dentro, fra. Avete sentito che quando parla aspira? Sembra di sentire tizio, ma robot, capito? Ho la PS4 accesa. Guarda, ti dico una cosa, che la PlayStation fa quel rumore lì. Andai in ospedale, mentre mi portavano nella mia stanza, vidi un ragazzo pieno di aghi in qualsiasi punto del corpo. Quanti vaccini? Di questo piccolo trauma, ho passato i miei giorni in ospedale insieme a una bambina. Oddio, c'è una bestemmia. Che aveva tutti i DVD dei cartoni. E nulla, a posto di avere un ricordo traumatico, una bella esperienza. Vecchio, il tuo bel ricordo è una bambina? che dire, follettine. Belli! Ciao Muso, ciao chat. Vi volevo raccontare una piccola storiella che mi è successa quando ero piccolo. Vai! Io da piccolo, premessa, l'eroina, andavo in bagno più o meno una volta a settimana a cagare. E quindi niente, adesso parte la storiella. Ma la prima, aspetta, cos'era l'inizio? Era tipo l'intro? In pratica ero con i miei in Indonesia in un viaggio. E un giorno eravamo in spiaggia, stava anche per piovere, dovevo andare a cagare. Solo che io non cagavo da 2 settimane. Cioè ero abituato già a 1 settimana e tiravo fuori già cose grosse. In pratica niente, non c'era il cesso, quindi ho dovuto cagare in bagno. Cioè, cagare in mare, diciamo, lo stronzo ha iniziato a galleggiare e a dirigersi verso dei bagnanti che sono scappati dalla spiaggia urlando. Mamma mia, allora, questa cosa mi ha fatto un botto ridere perché mi sono, cioè, non lo so, per un attimo ho sentito tipo una canzoncina, è come quella del Titanic, no? Il tema dell'ospedale, io te lo dico, non c'era, ma te lo consiglio io. Mamma mia, da quel giorno comunque la Thailandia non esiste più. No, Thailandia, Indonesia, dove andavo? Buonasera signor Luca. No, signora Chat, che io quando ero piccolo avevo dei problemi all'organo genitale maschile e dovetti andare dal medico per colpa del farullo. Iniziò a visitarmelo e il problema era che quando veniva toccato faceva molto male. E la prima volta che lo fece aveva le mani ghiacciate e faceva tanto male. Poi dopo le mani anche i polsi erano abbastanza freddi. Niente, sentivo questi dolori molto forti, traumatizzò la vita. Arrivederci. Non so voi, ho percepito la paura nella voce di Cocco. Però allora ragazzi, no, quello che voi non avete capito non è che lui ha, cioè non è che il medico ha ficcato i polsi, non è che ha aperto il semplicemente ha detto: il medico mi ha toccato il e dopo, oltre ad avere le mani fredde, c'aveva i polsi freddi. Detto da un ragazzino che con la voce tremolante me la racconta sottovoce.
Ciao Muso, ciao Chat, sono sempre il ragazzo della cagata spaziale in Indonesia. Vi voglio raccontare un'altra piccola storiella. Ma tu sei un 200 IQ, hai usato un altro profilo. Sai cosa ti dico? Ascolteremo anche la tua seconda storiella, vecchio. Ed ero andato questa volta in Thailandia. Abbiamo preso questo hotel e diciamo in Thailandia gli hotel hanno già dei soffitti un po' bassi. E c'era anche il ventilatore a pala. E un giorno mio papà, mentre stava entrando con me in spalle a cavalluccio, si ferma perché inizia a sentire un rumore un po' strano ed era la mia fronte che sbatteva contro le pale che continuavano a girare. Siamo ragazzi, abbiamo toccato l'apice. Vabbè, sto pensando all'ipotetica scena e mi fa ridere pensare che c'è tuo figlio che sbatte la testa di continuo e tu ci metti un pochettino. Vecchio, te caghi dopo 2 settimane. Avevi la testa dentro un ventilatore a muro. Vecchio, è finito, cioè. Allora, Topolotti, sono le 11, io direi, per il ritorno delle storielle seconda stagione. Ci siamo, ragazzi, abbiamo fatto la prima puntata che non è stata assolutamente male. Siete stati veramente tanta roba. Venite su Instagram, mi raccomando, perché lasciate mi piace a tutti quelli di YouTube. Voi mi mettete anche là. E fra, io vi lascio con Aldoritmo così, fra!